Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. In studio vedo alle nostre spalle pronto Leo Gullotta, attore nastro d'argento per il film Il Vajont, la diga del disonore. Film di Renzo Martinelli che racconta proprio la storia che il nostro documentario cerca di investigare. Leo Gullotta interpreta Mario Pancini, interpreta il capocantiere, lo vedremo nella seconda parte del nostro racconto. È un uomo molto tormentato perché vivrà tutta la vita con i 2000 morti della tragedia del Vajont sulla coscienza. Ci racconti un po' meglio, Leo, chi è stato Mario Pancini e come è stato interpretarlo? Assieme a Semenza e a Biadene è stato, diciamo, il appartenente al progetto della costruzione della diga. Naturalmente avete definito bene questo personaggio, Pancini, tormentato, perché lui, assieme alla Merlin, aveva individuato il pericolo, lo aveva detto diverse volte, e se non vado errato, Semenza, lo ha messo sempre da parte, non gli ha voluto dare ascolto, fino al punto tale che questo personaggio, a un certo momento, si è sentito appesantito da questa nota non ascoltata e è andato, diciamo, in vacanza verso l'America, New York. E naturalmente al ritorno si è trovato con questa tragedia sulle spalle, si è sentito appesantito drammaticamente al punto tale che si è tolta la vita. È stato richiamato di gran corsa da New York, quando però era troppo tardi. Esattamente, era troppo tardi, ma lui tutta questa tragedia l'aveva, diciamo, avvertita, vista, sentita da operatore, da ingegnere, da capocantiere, ma non gli hanno dato ascolto assolutamente. E questa tragedia lui se l'è portata sulle spalle, nell'anima, al punto tale, appunto, come dicevo prima, che si è tolto la vita. Per un attore interpretare personaggi che appartengono alla realtà, questa realtà purtroppo, diciamo, forse la prima grande, incredibile tragedia del nostro paese, scoprendo lentamente poi nei vari processi tutti i balletti con il potere, la Sade, allora era l'Enel, era questa, la Sade si chiamava così, naturalmente proprietaria della diga. Esatto, ripercorrere da interprete in un film importante, perché questo film aiuta tantissimo i giovani a guardare, a vedere, nonostante i tanti reperti giornalistici di allora, a capire questo momento drammatico di Longarone, la tragedia della diga del Vajont. Leo, ma tu lo definiresti un cattivo il personaggio che hai interpretato? Assolutamente no, Pancini era un uomo disponibile, pronto, attento, umano, a differenza forse degli altri. Aveva anche un piano per gestire in maniera artificiale e quindi controllata la frana, un piano inattuato. Gullotta, volevo chiederti se un film come questo ha, come lo capisce chi guarda il documentario, una storia molto complicata, una fase di preparazione sicuramente molto lunga. Nel documentario sentiremo i giudici di istruttore Fabbri e Iannarino dire che erano letteralmente sommersi dai progetti, dai documenti, dagli schemi, dai disegni, anche dalle pressioni per non occuparsi del caso, dirà Fabbri. Tu come ti sei preparato a un film sul Vajont? Non è stato facile. Naturalmente sono arrivato molto tempo prima delle riprese a Longarone, cercando, perché ovviamente le persone che sono rimaste, le poche persone che sono rimaste, vivevano, questo si vedeva ad occhio nudo nell'osservazione, con questo mostro dentro, ed erano chiusi, non ne volevano proprio sentir parlare. Lentamente cercavo di capire la gente del posto, cercavo notizie sul personaggio, oltre alle foto o ai pochi particolari filmici che si era trovato, che Martinelli, il regista, mi aveva dato. Non è stato facile, ma lentamente, comprendendo la popolazione a Longarone, mi sono costruito la fiducia degli abitanti, e lentamente ho potuto capire tantissime cose, oltre il mostro che si portavano dentro, e questo, insomma, è comprensibile per chi era rimasto, per i pochi, per i superstiti.
è stato assolutamente pesante lavorarci, ma assolutamente reale, con grande rispetto verso Pancini, prima di ogni altra cosa, ma verso questa grande, enorme tragedia diretta appunto il film con qualche, diciamo, nota reinventata, ma poca roba, diciamo. Mentre parlavi abbiamo visto il cartello "Vogliamo Longarone qui dov'è?". Golatta, sei mai tornato a Longarone? Perché Longarone è lì dove è una delle tante, è una battaglia vinta, quella sì, è abitata. Cosa hai trovato? Sì, ho lasciato in tutto il periodo, lungo periodo di riprese, lentamente, come vi dicevo, delle persone magnifiche. Ho visitato gruppi di anziani. Ne sentivo io il bisogno, indipendentemente dall'interprete, io come uomo, come persona, per avvicinarmi a queste persone il più possibile, perché quando la tragedia è accaduta, io avevo 17 anni, a Catania abitavo, in provincia, allora non c'era quello che c'è adesso, in una televisione in bianco e nero sono arrivate queste immagini devastanti che il telegiornale, l'unico telegiornale, trasmetteva, e quelle immagini mi sono rimaste negli occhi. Poi vai a capire nella vita quello che ti capita di rifare appunto uno degli interpreti principali che hanno inventato, hanno pensato, hanno scritto, hanno buttato sulla carta, oltre che sul terreno, la diga del Vajont. Ecco, noi il personaggio di Pancini lo esploreremo in questa seconda parte del documentario, ma con le parole di Leo Gullotta già avete le coordinate. Grazie Leo per essere stato con noi, grazie sempre. Ma grazie a voi, è stato un piacere e vi ringrazio dell'ospitalità. Il documentario sul Vajont.